Amici di Chimera Revo, siamo allo Stand Sony, stiamo per presentarvi i nuovissimi dispositivi della casa giapponese. Prima di tutto vi presentiamo il nuovissimo Xperia XA, un dispositivo con display 5 pollici 720p, quindi HD, ma con una tecnologia Mobile Bravia. La fotocamera principale con 13 megapixel di sensore con autofocus ibrido, studiata dallo stesso team che ha progettato i sensori per le nuovissime mirrorless di Sony. Fotocamera anteriore invece da 5 megapixel, molto particolare come sempre le colorazioni di Sony. Infatti questo Xperia XA si presenta in questa colorazione bianca, oppure una colorazione corallo, una colorazione gialla e una colorazione nera che tende molto all'opaco ed è molto molto bella a vedersi. Batteria da 2300 mAh che secondo Sony ci potrebbe garantire circa 2 giorni di utilizzo. Per quanto riguarda invece le performance, questo Xperia XA è equipaggiato da un MediaTek MT6755, quindi un octa-core a 64 bit, accompagnato da 2 GB di RAM. Memoria interna disponibile di 16 GB, espandibile con microSD fino a 200 GB. Continuando il nostro tour nello stand Sony, ci siamo imbattuti nell'Xperia X, che non è nient'altro che poi alla fine un potenziamento del già visto Xperia XA. Dico potenziamento perché la scheda tecnica presenta un display sempre da 5 pollici, però full HD, quindi 1080p, con una tecnologia Triluminos, quindi molto più luminoso rispetto al precedente modello, ed una fotocamera principale da 23 megapixel ed una fotocamera anteriore non più da 8 megapixel ma da 13 megapixel con un ISO che arriva fino a 6400, quindi le foto in bassa luce appariranno molto molto migliori, quindi state tranquilli per i vostri selfie. Batteria invece da 2620 mAh, quindi la batteria non aumenta di molto rispetto all'XA, ma comunque sia Sony garantisce sempre 2 giorni di autonomia. Parlando invece delle performance, sotto il cofano invece questo modello troviamo un Qualcomm Snapdragon 650, quindi un 64 bit hexa-core, ma ben 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per quanto riguarda la versione con una sola SIM e 64 GB di memoria per la versione dual SIM. Chiaramente sempre espandibili con micro SD card fino a 200 GB. Chiaramente questo modello è pienamente compatibile come Remote Play per PlayStation 4 e all'interno del pulsante accensione posto sul lato è anche presente un sensore di impronte digitali. Purtroppo per noi ci hanno comunicato che la versione X Performance presentata questa mattina alle 8.30 da Sony non è al momento presente qui nello stand, ma cerchiamo di far trapelare qualche informazione il prima possibile. Noi continuiamo il nostro tour qui al Mobile World Congress, non vediamo l'ora di aggiornarvi con ulteriori novità. Ciao da Simone! Invincible.